Bene, io ringrazio per l'invito a prendere parte a questa riunione, spero che questo intervento non sia un po' troppo fuori contesto, perché nasce un po' da una intuizione, un'ipotesi elaborata dalla collega Cristina Castelli, che invece a pieno titolo appartiene a questo gruppo, che nasce fondamentalmente dall'aver constatato come nell'ambito del counseling scarsamente si faccia riferimento a un corpus di conoscenze che attingono alle neuroscienze. Ora, non si tratta tanto di assecondare una moda, un trend, ma piuttosto di interrogarsi rispetto a quale contributo le neuroscienze possono offrire a chi si occupa di counseling. Il focus sta fondamentalmente su quei tipi di skill che vanno poi magari anche sotto diverse denominazioni a secondo poi dell'ambito più specifico di cui ci si vuole occupare, skills di cui pure le neuroscienze si sono occupate a cui riguardo pretendono di aver scoperto qualche cosa di interessante che può anche poi avere delle valenze applicative. Se stiamo nell'ambito più scolastico si parla di competenze di cittadinanza. Se ci vogliamo un altro ambito si parla di life design, di sviluppo di carriera, le soft skills che già sono state menzionate. E se guardiamo anche poi a una fase successiva della vita, anche nell'ambito dell'active aging, si ha a che fare con il tentativo di supportare, promuovere alcune abilità trasversali rispetto alle quali forse l'etichetta di life skills è quella più adeguata. Anche perché rispetto alle life skills, a partire già dagli anni 90, c'è stato un investimento da parte di organismi sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Unione Europea, che hanno anche già attivato programmi di promozione delle life skills. L'investimento in questo ambito si basa su una logica per cui se si sviluppano anche abbastanza precocemente nell'individuo queste capacità trasversali, poi si hanno degli effetti di riflesso, come diciamo così, gli effetti che suscita un sasso gettato nello stagno, che via via vanno a interessare delle sfere di azione dell'individuo sempre più ampie. E se noi guardiamo un po' quelli che sono gli elenchi delle life skills stilati ad esempio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, scopriamo che ci sono vari processi che rientrano ora nella sfera cognitiva e ora nella sfera relazionale ed emotiva, rispetto alle quali le neuroscienze pretendono di avere qualche cosa da dire. Se non stiamo a soffermarci sulle definizioni come sono fornite dall'OMS di queste life skills, la domanda diventa: queste life skills che meritano di essere sviluppate, quale approccio richiedono? Allora, sicuramente di queste life skills ci si può occupare in un contesto educativo, in un contesto formativo. In certi casi si tratta anche di occuparsi in un contesto terapeutico o riabilitativo, però forse c'è un'area, una terza area, che non è né quella dell'educazione, della formazione, né quella della riabilitazione, che potrebbe essere l'area dell'empowerment. E anche qui, nelle relazioni precedenti, più volte questo concetto di potenziamento, di empowerment, è stato menzionato. E mi sembra che nella visione che si ha attualmente dell'empowerment ci siano molti elementi che fanno riferimento all'approccio collegato al counseling, cioè si tratta di sviluppare nell'individuo atteggiamenti e capacità che gli permettono di padroneggiare una situazione, soprattutto attraverso lo sfruttamento di risorse interne. E tutto questo, se poi andiamo a vedere dei modelli più specifici di empowerment, chiama in causa il senso del sé, anche il collegamento con l'ambiente. Questo scongiura anche una prospettiva eccessivamente individualistica, un po' solipsistica, lo sfruttare le risorse che già ci sono e anche poi il pensare a delle ricadute di tipo collettivo, il coinvolgimento anche degli altri. Utilizzando una prospettiva con ancora più, diciamo così, centratura su concetti psicologici, si tratta anche qui, vediamo l'insistenza sulle risorse interne, non soltanto sviluppare capacità ma anche la consapevolezza delle capacità che si hanno a disposizione, quindi il senso di autoefficacia, e un orientamento, diciamo così, genericamente di
psicologia positiva, cioè sfruttare le risorse che ci sono con una prospettiva di ampliamento di queste risorse. Ecco, rispetto a queste life skills che meritano di essere potenziate, che cosa possono dire le neuroscienze? Vado diciamo soltanto qui per punti, senza più di altro addentrarmi nei dettagli. Allora, mi sembra che se noi guardiamo alle neuroscienze e ci mettiamo in questa prospettiva di empowerment, ci siano alcune esigenze da prendere in considerazione. La prima è quella di avere un modello teorico soddisfacente, che questa ricerca, che tendenzialmente viene elaborata in laboratorio, non sempre, diciamo così, si presta ad essere integrata e organizzata concettualmente in framework che sono poi compatibili con le prospettive dell'intervento. E questo richiama poi il secondo punto: quale modello di intervento può dar luogo nel momento in cui noi ci rifacciamo questi tipi di conoscenze, e poi la terza pista, che è quella della ricerca. E qui, come dico, più che rifarci a esperienze attuate, si tratta forse più di avanzare ipotesi per compiti futuri. Perché se ad esempio facciamo riferimento al primo punto, cioè in quale modello inserire le conoscenze che ci offrono le neuroscienze, la prospettiva che tendenzialmente emerge è forse un po' semplicistica, quanto chi cerca poi di fare un passo oltre rispetto alla ricerca sperimentale, cerca di fornire delle visioni un po' più globali del funzionamento mentale, trova facile collocare i dati di ricerca in visioni dualistiche che portano a ipotizzare che, vado un po' semplificando, fondamentalmente abbiamo due sistemi mentali a disposizione, uno più a carattere emotivo, esperienziale, intuitivo, che opera in maniera molto veloce, al di sotto del livello della consapevolezza, opera in maniera automatica, non richiede sforzo e tende a dare visioni globali delle situazioni, e un sistema invece analitico, razionale, che invece ha le caratteristiche opposte, è lento, opera sul piano della consapevolezza, sotto il controllo deliberato dell'individuo, richiede fatica ed è un procedere più focalizzato sulla parte che sull'insieme. E molti modelli che sono stati proposti su un piano psicologico, che sono stati, mi sembra, facilmente adottati in ambito neuroscientifico, propongono queste distinzioni dicotomiche, questa è un po' più complessa, quella elaborata da Kahneman, ma ancora si ragiona sempre in questa ottica dualistica. E quando si viene a passare dalla ricerca alle proposte, questa ottica della contrapposizione di sistemi con caratteristiche antitetiche trova nuova ripresentazione. Qui due testi che danno anche a un pubblico, diciamo così, di non specialisti, messaggi anche opposti. Da una parte chi sostiene che basarsi su queste sensazioni viscerali di pancia è la strada migliore rispetto invece a un'analisi approfondita, metodica delle opzioni, e chi invece dice: attenzione, se vi basate sulle intuizioni, sulle impressioni, siete fuori strada e invece dobbiamo rivalutare il peso e la forza del pensiero riflessivo, analitico, sistematico. Allora, di fronte a questa contrapposizione, penso che una prima esigenza sia quella forse di superare anche il semplicismo di questi concetti, forse arrivare a una visione complessiva del funzionamento mentale un po' più articolata, un po' più fine, che sia comunque, diciamo così, compatibile poi con una traduzione in piani operativi, però che fosse anche dal punto di vista concettuale sia meno naif rispetto a queste generalizzazioni che vengono proposte. E questo mi sembra già una sfida interessante, sia sul piano teorico sia poi quando si pensa di applicare certi dati ai tentativi di potenziare le skills di cui prima parlavamo. Il secondo passaggio è: quale modello di intervento? E qui, provando un po' a individuare quali sono gli schemi di riferimento principali, possiamo immaginare che le prospettive di intervento
nell'ambito dell'empowerment le possiamo disporre in uno spazio tridimensionale definito da tre assi, dove quello che tendenzialmente le neuroscienze suggeriscono è di utilizzare dei modelli di intervento che si collocano nel vertice in basso a sinistra. Perché una prima, diciamo così, possibilità di distinguere i diversi modelli di intervento fa riferimento al grado di attivazione personale e di responsabilità che viene concesso al soggetto target dell'intervento. E qui a un estremo abbiamo la posizione in cui questo grado di attivazione e di responsabilità è minimo, tendenzialmente il soggetto viene passivizzato e la potenza dell'intervento viene più garantita dall'efficacia dello strumento metodologico che viene impiegato, e quindi si tratta soprattutto di stimolare l'individuo, non necessariamente pensando a tecniche di neurostimolazione, ma anche se utilizzano altri strumenti, l'individuo è soprattutto, diciamo, destinatario di procedure che lo vedono come, diciamo, che deve assimilare ciò che gli viene proposto. Una posizione intermedia è quello di attivare l'individuo chiedendogli di fare, talvolta magari in maniera ripetuta, certe operazioni, e l'altro estremo invece abbiamo questi approcci, questi setting più aperti dove ci si muove in un'ottica più di approccio problem based. All'individuo vengono proposte le situazioni sfidanti e deve essere un po' lui a prendersene carico e sapersi un po' auto-organizzare rispetto al compito aperto che gli viene proposto. Un altro asse è il grado di supporto che può essere garantito all'individuo, e anche qui andiamo a un estremo dalle impostazioni secondo il quale si tratta sostanzialmente di dare delle prescrizioni, quindi modellare l'individuo, a una posizione intermedia in cui si cerca di fornire una impalcatura al soggetto e ai soggetti che sono destinatari all'intervento, e all'altro estremo invece di promuovere capacità di autoregolazione. E qui il gestore dell'intervento via via passa da una posizione in cui il carico è tutto suo a posizioni più defilate che lasciano invece spazio al soggetto, che deve sempre più, diciamo così, cavarsela da sé. La terza dimensione è il grado di consapevolezza, cioè quanta consapevolezza si tratta di attribuire e sviluppare nel soggetto le cui life skills si intendono potenziare. E qui da una parte si pensa che l'efficacia delle life skills risieda soprattutto nell'automatizzazione delle procedure, e all'altro estremo invece abbiamo il tentativo di sviluppare il massimo di consapevolezza, e quindi approcci narrativi basati sulla riflessione che promuovono un altro genere poi di competenza finale. Ecco, mi sembra che i tentativi poi di applicazione diretta delle conoscenze che provengono dalle neuroscienze a interventi di empowerment si colloca soprattutto in una prospettiva di stimolazione, di eterodirezione dell'individuo, con l'insistenza più sui processi di automatizzazione, che certamente hanno anche una loro efficacia, e forse ci si può chiedere se a partire da certi tipi di conoscenze si possono invece utilizzare altri approcci, che mi sembrano poi quelli prevalentemente tenuti qui presenti sulla base di quanto si è detto anche in precedenza, che invece cercano di sviluppare l'autonomia, l'autodeterminazione, l'autocontrollo e la consapevolezza all'interno dell'individuo. Allora, rispetto al concetto di empowerment, un atteggiamento che forse sembra un po' più congruente se ci muoviamo in questa prospettiva potrebbe essere questo, e qui sfrutto un po' così un rapporto metaforico tra potenziare e elevare a potenza. Cioè, se noi prendiamo un 2 e lo vogliamo far diventare un 4, vogliamo potenziare un 2 per farlo diventare un 4, abbiamo dal punto di vista matematico tre possibilità, o quella di aggiungere altre unità al 2, cioè è un po' l'approccio additivo, cerco di aggiungere a te, destinatario del mio intervento, altre competenze, alla fine aggiungi, ti sei potenziato e forse puoi sviluppare un atteggiamento più adeguato per fronteggiare le sfide della realtà. Oppure la moltiplicazione, ovvero prendo una tua competenza, ti esercito affinché questa poi
risulti più efficace. Oppure la terza possibilità è quella appunto dell'elevare a potenza. Se passiamo dalla versione matematica a quella che potrebbe essere più l'atteggiamento, che cosa vuol dire elevare a potenza? Beh, intanto l'elevazione a potenza parte dalla base. L'equivalente potrebbe essere: ti prendo come sei, cioè ti riconosco nelle tue potenzialità e anche nei tuoi aspetti di vulnerabilità, e il punto di partenza quindi è questo. L'esponente non sta sullo stesso piano della base, ma sta lì di fianco in alto, ovvero mi metto a fianco di te, e quindi una posizione che non è quella dell'istruttore. Qui forse c'è la differenza rispetto ai contesti educativi e di formazione, ma mi metto di fianco a te, e in questa posizione un po' da grillo parlante che si pone accanto a te, cerco di farti crescere. E forse questa potrebbe essere metaforicamente una delle funzioni del counselor, con il problema poi di andarla a distinguere rispetto ad altre figure come quella del tutor, il mentor e il coach, che pure pretendono un po' di mettersi in questa posizione defilata di affiancamento al soggetto. L'esponente sta in alto, e forse questo può rimandare a una prospettiva meta, una prospettiva di riflessività, per cui non si tratta, come nel caso della moltiplicazione o dell'addizione, di darti dei contributi sul piano delle tue competenze, ma invece sviluppando in te atteggiamenti autoriflessivi, fare in modo che le tue capacità lievitino da se stesse. Tutto questo, diciamo così, per ora sul piano della suggestione. Penso che rispetto al secondo punto, che qui sia interessante sviluppare una riflessione rispetto a quali modelli di intervento possono essere adeguati, e quindi anche quali gli atteggiamenti che possono essere più sintonici. Da questo poi penso derivi allora quale tipo poi di formazione, quale tipo di competenze nel counselor e quale tipo di formazione. Il terzo punto, dicevo, è quello della ricerca. E anche qui penso la sfida sia ancora maggiore, perché le neuroscienze, diciamo così, per limiti anche strutturali, spesso si trovano costrette ad operare in contesti poco ecologici, e l'ecologicità è un altro aspetto che prima è stato menzionato. Però mi sembra che ci siano oggi tecnologie non invasive e portatili che potrebbero anche permettere di studiare processi decisionali, di problem solving, anche in contesti naturali più complessi, certo, e qui c'è appunto penso l'aspetto di sfida di come adeguare dei modelli di ricerca che sono nati per situazioni più semplificate a delle situazioni più sfidanti. Non so se questa possa essere un'ipotesi percorribile. Mi sembra che tentativi di integrare un corpus di conoscenze che rischia di essere poi emarginato e dovesse andare per la sua strada possono magari dare dei frutti, tenendo conto anche aspetti, diciamo così, tra virgolette opportunistici, che noi sappiamo quanto rispetto alla valutazione della ricerca certi tipi di ricerche possono dare dei vantaggi. Ora, una scelta è dire noi facciamo delle cose diverse, un'altra scelta può essere dire ma perché anche non sfruttare delle opportunità. Ecco, con molta semplicità e modestia, insieme alla collega Cristina Castelli, abbiamo provato a sviluppare queste riflessioni, che sicuramente possono avere un'applicazione più diretta nei processi di orientamento, dove la decisione è uno dei processi chiave, e anche nei contesti di crisi, di emergenza, dove la resilienza pure si collega a capacità di problem solving e capacità creative, oltre che poi di gestione delle emozioni. E grazie per la vostra attenzione. Grazie.